Per quelli che non lo sanno, sono di origini italiane. Sono nato in Australia, mio padre era friulano, la madre barese, poi mi sono spostato in Los Angeles. Sempre traditional, anche quando mi era un po' difficile o suonavo con dei gruppi di rock, di heavy rock, di metal, avevo questa cosa in testa che dovevo farla così, con traditional, a qualsiasi costo. E così ho sempre perseverato e sono arrivato a questo punto dove mi serve bene per tutti i dinamici, per il jazz e anche per il rock. Arriverà il tempo. Ci stai lavorando? Ci sto lavorando, però fino adesso mi impegno sempre con scrivere musica per diversi progetti, tipo Flanders, per il mio gruppo. Adesso ho appena finito di scrivere un disco nuovo, mio solo. Così do la precedenza a quei progetti e dopo penserò a fare qualcosa di didattico. Well, è stata una sfortuna che se n'è andato Tony, perché veramente Flanders era quel trio di Derek, Tony e io. E Tony ha fatto la decisione per varie ragioni e ci siamo trovati solo noi due adesso, Derek e io, e così. Facciamo la scelta, abbiamo Alan Holdsworth e Britt. È veramente differente il suono, però a me non mi dispiace. I mean, Brett è un bravissimo, veramente un grande della chitarra, e Alan lo conosciamo tutti. Poi Brett, dicevo, è australiano. Quanti altri australiani portiamo dentro la Detex? Uno a uno. Piano piano. Piano col computer e comincio a scrivere, mi vengono le idee, come quando mi siedo alla batteria, che è spontaneo, mi siedo e comincio a suonare, a un clinic e suono un solo, è tutto spontaneo, delle idee che ho praticato, che mi vengono,
dopo anni di sperimentare, anche con la musica, quando si compone, mi siedo al piano e sento ritmi, sento un riff di basso, chitarra, comincio da là, forse dell'armonia, una melodia, e così creo la canzone. Eventualmente dovrebbero ritornare sulle basi, perché è molto importante. È vero che forse oggigiorno vedono tutti questi grandi batteristi e vogliono cominciare, invece dal principio cominciano alla fine. È più difficile trovare quel base se cominci da là. Sì. Però se non lo fanno, non troveranno strada. E i progetti futuri? Per adesso mi concentro a finire di scrivere il libro e a finire questo disco solo, che è già più di un anno che sto scrivendo la musica, quasi pronto. A parte la musica, quali interessi hai nella vita? Mi piace molto filosofia, leggere, yoga, correre. Per me essere musicista, batterista è un lifestyle. Bisogna pensarci a tutto, il prodotto finale, che sei tu quando vai sul palco. Amici di Planet Drum.